Buonasera, ci troviamo con Padre Claudio Cantù nel giorno della festa di ogni santo e anche per ricordare un momento triste. Oggi purtroppo è venuta a mancare la cara mistica di Paravati Natuzza Evole. Un suo pensiero, padre, su questa straordinaria donna. Sì, come donna straordinaria, evidentemente ha ricevuto la riconoscenza di tante persone che andavano da lei e che venivano da lei anche aiutate e consolate. Ha ricevuto anche, diciamo, la testimonianza, mi pare, da parte di alcuni vescovi che sono andati, eccetera, eccetera. Quindi anche per quello che lei ha fatto, no, soprattutto questo ospedale per i poveri e per i malati. Poi la coincidenza che sia morta oggi, giorno che la Chiesa dedica appunto a celebrare la vocazione che noi cristiani tutti abbiamo alla santità, quindi possiamo vedere in questa coincidenza una specie di consacrazione da parte di Dio, no? Una specie di consacrazione da parte di Dio, ecco, di questa che in fondo è l'opinione di cristiani, ecco, Dio, ecco, testimonia in questa maniera che, ecco, questa donna ha realizzato nella sua vita la vocazione alla santità a cui siamo chiamati tutti noi cristiani. Questa è ancora una conferma che Dio per ognuno di noi ha un proprio progetto. Sì, certo, per ciascuno ha un progetto e per tutti il progetto è quello che diventiamo santi e che andiamo a stare con lui per sempre, per tutta l'eternità, a stare con lui nella carità. Adesso la strada è sempre Gesù Cristo, ma la maniera poi di seguirlo, ecco, dipende, ecco, da quello che il Signore chiede a ciascuno di noi. Non tutti abbiamo la stessa vocazione, tutti la stessa vocazione a essere santi, ma non tutti, ecco, nello stesso modo, no? I modi sono tanti. Testimoniano la varietà di Sì, poi voleva fare un annuncio, in settimana c'è stato un cambiamento di programma. sì, c'è stato un cambiamento di programma perché l'oratorio aveva programmato la giornata degli anziani il giorno 4 novembre al pomeriggio per sottolineare anche, ecco, l'affetto che gli anziani hanno, no? Questa giornata, la giornata della vittoria, ma a causa di una settimo che dobbiamo celebrare, no, alle 3:30 in quel giorno, abbiamo dovuto trasportare questa giornata a sabato 7, no, di novembre, quindi la giornata rimane ma trasportata a sabato. Quindi posticipata sabato 7 novembre, ore 15, Sempre alle ore 15, con lo all'oratorio. stesso programma che dovevamo fare il giorno 4. D'accordissimo. Grazie padre di questa sua testimonianza su Natuzza e buon ogni santo anche a lei. Va bene, grazie a Arrivederci. te.